Questa serie si chiama Ricercati. È nata per raccontare le storie delle intelligenze italiane nel mondo, le vite e le ricerche degli studiosi che si incontrano nelle università di tutto il pianeta. Ricercati è prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La puntata di questa settimana è di Cesare Martinetti. La puntata dei Ricercati di oggi è con Eloisa Morra, che ha 34 anni, è romana, insegna italiano all'Università di Toronto. E quindi la prima cosa che le chiediamo è come si fa ad arrivare all'Università di Toronto a insegnare italiano. Grazie innanzitutto Cesare per l'invito e sono molto felice di essere qui. Diciamo che è stata una storia così americana e canadese, perché prima di arrivare all'Università di Toronto in seguito a un'opportunità che si era aperta, insomma un concorso che si era aperto anni fa, avevo già fatto un dottorato negli Stati Uniti all'Università di Harvard, dove avevo studiato letteratura italiana all'interno del Dipartimento di Lingue, Letterature e Romanze. E quindi già il fatto di aver fatto un dottorato negli Stati Uniti, insomma in un'università piuttosto prestigiosa, naturalmente mi aveva permesso di conoscere meglio il mondo accademico statunitense, di iniziare a insegnare, perché il dottorato americano è molto professionalizzante e quindi già dal dottorato uno porta avanti un percorso di ricerca. Io ho fatto una tesi di dottorato su Gadda, ma anche inizio a insegnare, quindi questo è stato ovviamente molto importante poi per continuare il percorso accademico in Canada e negli Stati Uniti. Prima ancora però un'altra opportunità che era stata ovviamente importante era entrare alla scuola normale di Pisa, che era un ambiente molto molto stimolante, dove in virtù del fatto che le classi erano molto molto piccole si aveva un rapporto molto stretto con i professori e anche con i compagni, e quindi già quello sicuramente era stata un'iniziale ottima opportunità che ha favorito poi il trasferimento prima negli Stati Uniti e poi in Canada. Ecco, anche l'esperienza della normale di Pisa è anche molto interessante, perché notoriamente ci vanno solo quelli bravissimi. Non lo so, no, sicuramente non posso dire per me, però appunto per sicuramente gli altri compagni erano veramente molto in gamba. Io non ho mai trovato un ambiente così stimolante dal punto di vista proprio intellettuale, al di là del versante accademico c'erano proprio delle persone molto molto brave, molto molto aperte, che avevano tanti interessi anche al di là della ristretta materia di studio, e quindi è stato molto stimolante, anche perché poi una caratteristica specifica della normale è il fatto che si vive in collegio e quindi come se fosse un piccolo campus americano tra virgolette, e quindi si vive quotidianamente insieme, si va in mensa insieme, si fa colazione insieme, a volte può essere anche un po' troppo, però era stato molto veramente interessante e stimolante, quindi ho fatto delle amicizie che durano tutt'oggi. Insomma, tra l'altro molti altri compagni normalisti si sono poi trasferiti anche loro sia in Europa che negli Stati Uniti, e quindi c'è poi una rete molto ampia di normalisti nel mondo, ecco, quindi sì, la consiglio come esperienza. Certo, ma dopo la normale la tua prospettiva era quella veramente di andare all'estero, fare ricerca? Sì, no, io diciamo che appunto all'inizio il mio piano iniziale era andare in Inghilterra, perché già andavo in Inghilterra in passato, insomma sin da quando ero adolescente, quindi il mio iniziale piano era andare in Inghilterra. Poi per varie ragioni, sia di ricerca che anche personali, comunque ho provato a fare domanda negli Stati Uniti già al mio ultimo anno, e quindi è stato piuttosto impegnativo, perché c'è un lungo processo proprio di preparazione del dossier che uno deve mandare poi nelle varie università statunitensi, e ogni università in un certo senso richiede qualcosa di diverso, cioè devi sempre mandare un piccolo paper, un tuo articolo, comunque un saggio che hai scritto, devi fare degli esami in inglese, però ogni università chiede delle piccole variazioni rispetto al dossier, quindi mi ricordo che avevo passato un intero semestre del mio ultimo anno della magistrale proprio a prepararmi questi dossier, ho fatto domande in vari posti e poi era andata bene anche a Harvard, quindi ho poi scelto Harvard. Già in realtà c'ero stata in passato negli Stati Uniti per fare delle vacanze così, e mi aveva colpito in modo positivamente la città di Boston, quindi quando mi hanno preso Harvard ho detto va bene, proviamo sicuramente lì, ecco. Quindi sì, no, che quella è stata un'esperienza da un lato casuale, perché queste vacanze non avevano niente a che fare con il mio percorso accademico, però poi dall'altro, dopo vari anni, avevo iniziato già anche un po' a pensarci sin dalla magistrale.
Purtroppo ovviamente l'ambiente della ricerca in Italia era poco finanziato all'epoca, parliamo di 10 anni fa, quindi c'erano meno finanziamenti e quindi forse anche questo mi ha spinto a tentare questa avventura americana. Ecco, sicuramente c'è stato anche un po' il fattore di dire devo trovarmi delle altre opportunità che magari non ci sono in Italia, e poi forse è stata poi la scelta giusta, ecco, perché sicuramente è stata una bella esperienza, molto più ampia del dottorato italiano in un certo senso, perché al di là dell'insegnamento ho avuto anche l'opportunità per esempio di lavorare in dei musei, che insomma è stata sempre la mia grande passione, e quindi ho collaborato come assistente curatrice in vari musei di Harvard, e questo mi ha anche aiutato poi per quello che ho fatto dopo. Ma quando tu sei partita, la tua idea era quella di andare a vivere negli Stati Uniti o a vivere soltanto un'esperienza e magari tornare in Italia? Beh, era un po' un'avventura, ho detto proviamo a vedere cosa succede, viviamo lì 4-5 anni e poi vediamo come si evolve la situazione, quindi forse ecco, non andarci a vivere permanentemente, provare questa avventura che poi effettivamente no, si è rivelata interessante, quindi per paradosso poi sono passati 11 anni e sono ancora non negli Stati Uniti ma comunque in Nord America, ecco. Senti, e da un punto di vista accademico, di ricerca, insomma di contenuti del tuo lavoro e dei tuoi studi, che cosa hai trovato ad Harvard prima e adesso a Toronto? Ad Harvard tantissime opportunità dal punto di vista proprio finanziario, in un certo senso, perché è un'università privata, ha molti finanziamenti e quindi ti davano grandi opportunità di imparare le lingue, per esempio fare dei corsi di letterature straniere, portare avanti un percorso professionale parallelo a quello accademico, così poi da decidere alla fine del dottorato se continuare con la ricerca o magari lavorare in altri settori. E ci sono delle grandissime biblioteche negli Stati Uniti, io non ho mai visto una biblioteca più bella di Whitner Library, che è la biblioteca di Harvard, dove veramente si potevano trovare tutti i libri del mondo. Io mi occupo di letteratura del Novecento in relazione alle arti visive e mi ricordo che ero stata in grado di trovare dei libri lì in quella biblioteca americana che non c'erano né alla normale né altrove in Italia, quindi no, molto bello anche proprio dal punto di vista delle biblioteche. E poi appunto sì, un'altra cosa molto interessante sono gli archivi d'autore, perché molti autori italiani in vario modo hanno donato i loro archivi a varie università statunitensi, forse contando sul fatto che avendo queste grandi risorse proprio finanziarie, come dire, la loro opera si sarebbe potuta studiare meglio magari e rendere insomma disponibile. Quindi tanto a Harvard quanto a Toronto ho trovato insomma dei fondi archivistici proprio interessanti anche per la mia ricerca. Infatti so che tu ti occupi in particolare di un fondo che è molto sorprendente, che c'è a Toronto, ed è un fondo di Leonardo Sciascia. Sì, anche questa è una storia appunto avventurosa, perché Leonardo Sciascia, che appunto come sapete stava alla Calmuto, normalmente aveva donato a una studiosa italo-americana l'archivio che conteneva tutti i ritagli stampa riguardanti la sua attività dalla fine degli anni 60 alla fine degli anni 80. Aveva avuto questa lungimiranza di pensare al fatto che magari donarlo a una studiosa italo-americana avrebbe permesso una, magari appunto una diversa ricezione della sua opera. Forse aveva avuto ragione, perché questa studiosa Giovanna Jackson aveva iniziato a catalogare l'archivio, poi purtroppo si è ammalata e quindi lo ha donato all'Università di Toronto e al nostro dipartimento, che è un po' il più ampio dipartimento di italianistica del Nord America. E adesso insomma sono molto fiera, insomma anche fortunata, di coordinare questo progetto di ricerca che sta portando avanti la digitalizzazione di questo archivio, e quindi stiamo catalogando tutti questi articoli e anche parte delle fotografie e ritagli di giornali che riguardano Sciascia, e sarà spero nei prossimi mesi pienamente disponibile online, e il che sarà appunto interessante sia perché ovviamente alcuni materiali sono stati già schedati e sono noti alle bibliografie, però chi studia Sciascia
Sciascia sa che uno può magari conoscere il dato specifico dell'articolo, ma non per forza avere il PDF dell'articolo, perché Sciascia pubblicava anche su dei giornali estremamente piccoli, locali, e quindi è difficile procurarsi tutti i suoi articoli, quindi spero che sarà utile per, insomma, gli studiosi Sciascia nel mondo, e poi spero che si potrà fare anche qualche pubblicazione raccogliendo alcuni articoli dispersi presenti nel fondo che siamo riusciti a trovare. In parallelo abbiamo curato anche un piccolo podcast, in questo podcast si chiama L'alfabeto di Sciascia, e vari studiosi da varie parti del mondo sono stati invitati a fare una piccola voce, insomma, relativa a una parola legata all'opera di Sciascia, e quindi è stato anche un po' un modo per creare un po' una rete di studiosi di questo autore nel mondo, ecco. Senti, ma chi sono gli studiosi di Sciascia che gravitano intorno al tuo lavoro e intorno anche a Toronto, insomma, al vostro dipartimento, sia come studenti che come ricercatori o docenti o curiosi? Sono, di che nazionalità sono? Che cosa cercano in Sciascia? Recentemente mi ha scritto Caroline Moorhead, che è una biografa molto importante inglese, e lei sta scrivendo una biografia di Sciascia, quindi mi ha chiesto dei materiali relativi all'archivio. C'è stato molto interesse ovviamente da parte dell'Italia, quindi vari studiosi italiani, insomma, siciliani e italiani. Molti dei nostri studenti sono italo-canadesi e quindi hanno magari appunto i nonni o i genitori che sono emigrati in Canada dall'Italia. Quindi molti degli studenti si sono un po' appassionati perché c'è questa volontà, insomma, di riconnettersi con il loro passato, insomma, e con la loro storia familiare. Quindi molti di loro sono di origine siciliana e quindi certo anche da parte degli studenti c'è stato interesse. Infatti il prossimo anno dovrei insegnare un corso di dottorato proprio legato a Sciascia in relazione all'archivio, e quindi con anche delle sessioni pratiche, perché è molto interessante secondo me proprio esplorare la materialità degli archivi, insomma, non solo il versante digitale. Anche poi dei curiosi e gli appassionati mi hanno scritto dopo che avevo pubblicato gli articoli sul Sole 24 Ore per chiedere informazioni, quindi mi ha stupito anche questa curiosità così, cioè, da tutte le parti del mondo, ecco. Ecco, però io so che tu nel frattempo tieni anche un filo di ricerca e di lavoro con l'Italia, e in questi mesi riguarda in particolare Italo Calvino, di cui ricorre l'anniversario proprio quest'anno. E su cosa stai lavorando di Calvino, che ricordiamo ha fatto una dei suoi saggi per cui è più ricordato, a parte naturalmente tutti i romanzi, sulle elezioni americane? Ho avuto la fortuna di essere contattata dalla figlia di Calvino, Giovanna, per lavorare insieme a lei e altri studiosi a un progetto di sito web che si chiama italocalvino.org e che raccoglie diversi materiali di archivio relativi a Calvino, e quindi vuole dare, insomma, uno sguardo globale in relazione al centenario. Giovanna ha messo a disposizione varie fotografie provenienti dal suo archivio, e poi appunto un lavoro su cui, una ricerca che stiamo facendo, è legata alle concordanze dell'opera calviniana, e quindi a una lista di tutti i lemmi che occorrono all'interno dell'opera di Calvino. Innanzitutto è molto rara per gli autori del Novecento, perché esiste magari appunto per autori del Medioevo e del Rinascimento, ma molto raramente per autori del Novecento, ma è molto importante perché è come se si planasse dall'alto sull'opera di Calvino, avendo uno sguardo quasi complanare, e è molto utile perché avere questi lemmi permette di creare delle connessioni tra diversi romanzi o diverse opere di Calvino che uno non potrebbe mai fare immediatamente, a meno che uno non abbia letto diverse volte tutta l'opera di Calvino che sterminata. E sul sito poi c'è anche un'altra sezione che secondo me è interessante, tutta una serie di video e interviste che Calvino ha fatto nel corso del tempo. E un'altra cosa importante che, insomma, che ci tengo a sottolineare è questa collaborazione che secondo me sarebbe molto piaciuta a Calvino, tra studiosi di letteratura italiana e di italianistica come noi e
questa azienda di intelligenza artificiale che si chiama ExpertAI, che ci sta aiutando a delineare questo sistema delle concordanze. Quindi, per paradosso, Calvino, che nell'ultima parte della sua vita ovviamente ha lavorato molto su questa idea del rapporto tra tecnologia cibernetica e fantasmi, quindi tra tecnologia e letteratura, secondo me gli sarebbe molto piaciuto questo progetto, perché rende, come dire, vero anni dopo quello che lui auspicava in un certo senso, quindi una continuità tra letteratura e scienza e tecnologia. Ecco, la tua esperienza è un'esperienza, come abbiamo sentito, molto felice, sia di vita che di studio, anche di vita, eccetera. Quindi la nostra serie sui ricercati vuole anche testimoniare un po' dell'aspetto umano, di che cosa significa andare all'estero a studiare, se lo si fa per piacere, per senso dell'avventura, ma anche un po' perché, come hai detto tu all'inizio, le possibilità di ricerca in Italia sono spesso più complicate. Un percorso così sarebbe stato probabilmente molto difficile in Italia. Senz'altro, sono sempre più convinta di questa cosa. Cioè, sicuramente, secondo me, andare negli Stati Uniti o comunque in Canada è stato molto importante, perché è un sistema che dà opportunità ai giovani, in un certo senso. Io credo sempre che se fossi rimasta in Italia non avrei mai potuto dirigere alla mia età un progetto di ricerca, o non avrei mai avuto le stesse opportunità. E per paradosso anche lo stare distanti dall'Italia permette di acquisire spesso anche più visibilità in Italia, e quindi ho avuto delle opportunità di collaborazione anche con quotidiani o comunque musei in Italia che non avrei mai avuto restando lì. Quindi è un'esperienza felice, un'esperienza anche in realtà poi che ha anche dei lati più problematici, nel senso che non nascondo che all'inizio soprattutto io ho sentito molto la mancanza della mia famiglia, dei miei amici, e tuttora la sento, però se uno è interessato alla ricerca, secondo me fare un'esperienza all'estero di alcuni anni è necessario. Ti immagini di tornare in Italia? In futuro chissà, in realtà mi piacerebbe a lungo termine poi riuscire poi a restituire anche all'Italia, che ha investito tantissimo anche nella mia formazione, perché la formazione della normale è stata pienamente gratuita, cioè pagata dallo Stato. Mi piacerebbe in realtà poter restituire quello che ho imparato all'Italia, quindi magari a lunghissimo termine, perché no? Certo, l'aspetto della restituzione è un aspetto giusto e anche generoso di riconoscimento, no? Eh sì, no, mi piacerebbe molto riuscire a trovare dei modi per restituire quello che uno ha avuto anche poi dalla formazione italiana, che è sempre molto, in realtà poi molto solida, cioè più uno va all'estero più si accorge anche poi della ricchezza della nostra formazione, ecco, perché veramente è inimitabile. Speriamo che migliorino le condizioni, perché sia possibile tornare per la maggior parte degli studiosi italiani, fare un'esperienza così, ma poi anche di restituirla in qualche modo in Italia, insomma, che il mondo, la circolazione della ricerca sia favorita anche dal sistema italiano, che adesso apparentemente è molto più complicato. Speriamo che si aprano opportunità, insomma, che la situazione anche migliori, perché sì, sarebbe molto bello effettivamente. Grazie Eloisa, e a risentirci con la prossima puntata della nostra serie dei ricercati. Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo, è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.